Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo proprio nel corridoio dei frati minori cappuccini, qui all'interno della clausura del convento dei frati, e proprio a questo indirizzo di posta elettronica in tanti raccontano la loro storia. Ad esempio Anna è una mamma di 75 anni, sposata con 3 figli, una donna ormai e 2 maschi grandi, la sua famiglia cattolica praticante. E racconta Anna, eccetto i 2 ragazzi che, pur credendo in Dio, non frequentano la chiesa. Da piccoli frequentavano l'oratorio di Don Bosco, erano chierichetti, servivano la Santa Messa, tutte le varie funzioni religiose. Anna aveva un fratello, sacerdote, passionista, di cui i ragazzi erano molto orgogliosi. Durante le festività, le vacanze estive, li portavo da lui e loro erano felicissimi di stare con lo zio, racconta Anna. Suo fratello era in un santuario dove i ragazzi servivano tutte le funzioni religiose insieme alla loro sorella. E quando è morto, i ragazzi si sono allontanati dalla chiesa, un fatto che Anna non ha mai capito. Prego sempre per loro affinché possano riacquistare la fede in Dio, lei racconta proprio con speranza. Conosce Padre Pio, ma fin da quando era bambina, aveva circa 8 anni, sua mamma la portò qui in pellegrinaggio insieme alla signora Rosa Luparelli, una grande benefattrice e amica di Padre Pio. Tramite lei vedevamo da vicino Padre Pio e, passandomi accanto, mi posò la sua mano in testa e mi fissò senza dir nulla, ricorda Anna con emozione. Entrata in convento per diventare suora, si rende conto che, nonostante tutto le piacesse, non era felice e decide allora di lasciare così prima di emettere i voti perpetui. Stetti 4 anni a servizio della mia parrocchia da signorina e proprio lì conobbi mio marito. Nel 1980 si sposarono, insieme continuano a nutrire una grande ammirazione verso Padre Pio. Siamo venuti più di qualche volta e 6 anni fa venimmo proprio in vacanza per circa 3 giorni. Anna segue sempre le veglie, le adorazioni trasmesse in TV, specialmente quando non sta bene, non può andare in chiesa, gli racconta, ascolto la Santa Messa, lo dice con gratitudine, però ha sempre questo trauma forte nel suo cuore, ecco, i suoi figli, la fede per i suoi figli. Anna sta per diventare nonna. E sebbene sia contentissima e anche un po' preoccupata per l'arrivo del piccolo, ci chiede una preghiera per loro, per questi ragazzi e soprattutto per i loro figli, affinché tutto vada bene e possano tornare sulla retta via con il cuore pieno di speranza.